Due boati a 15 minuti di distanza l'uno dall'altro hanno scosso il porto di Beirut. Al momento non si conoscono le cause dell'esplosione e le notizie a riguardo sono ancora poche e confuse. Secondo alcune fonti libanesi, per ora non confermate, l'esplosione sarebbe avvenuta in un deposito di fuochi d'artificio. I video che circolano sui social network mostrano un'imponente colonna di fumo che si leva sul porto. Secondo l'agenzia AFP, l'esplosione avrebbe causato decine di feriti. L'onda d'urto ha investito un'estesa area della città, diversi danni agli edifici. La Croce Rossa libanese ha precisato che sono più di 30 le squadre intervenute sul luogo dell'esplosione. La Direzione Generale delle Forze di Sicurezza Interna libanesi ha confermato l'uccisione di un agente di polizia ed ha aggiunto che oltre 70 agenti sarebbero rimasti feriti negli scontri scoppiati durante le manifestazioni di protesta sabato pomeriggio a Beirut. Si parla inoltre di una ventina di arresti. La tensione in Libano è alle stelle. Il governo merita una lezione. E la lezione è stata anche quello che è successo al porto. Il popolo è furioso perché in gran parte i politici e i funzionari pubblici erano al corrente della giacenza di oltre 2.700 tonnellate di materiale esplosivo lasciate nel porto per anni senza alcuna misura di sicurezza. Nessuno si è scusato, praticamente non ci sono vere dimissioni fra nessuno dei funzionari di alto livello. Vorrei dire che questa risposta è veramente sconvolgente. La corruzione, la gravissima crisi socio-economica, adesso la devastazione del porto di Beirut, sono fattori che spingono il paese in uno scenario più che drammatico.